Abbiamo circa 125 specializzanti che oggi chiudono un loro lungo percorso e devo dire siamo anche onorati di avere i massimi rappresentanti delle istituzioni che credo con la loro presenza riconoscano lo sforzo e il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Abbiamo la presenza del sindaco di Savona, dottoressa Ilaria Caprioglio, del magnifico rettore dell'Università di Genova, professor Paolo Comanducci, e il presidente dell'Associazione Italiana Fisioterapisti Regionale Liguria, il dottor Paolo Basso. Non porto via tempo, passo subito la parola al sindaco per un breve saluto. Io ringrazio innanzitutto il magnifico rettore che mi ha ceduto la parola per prima con un atto meraviglioso di cavalleria che ricordo a tutti i ragazzi che sono qua. Ecco, fa sempre piacere a noi donne, a qualsiasi età, quindi anche questo lo rammento. Ma sono onorata di essere presente. Dicevo prima al magnifico rettore che per me il campus è un'eccellenza per Savona. È talmente importante che ho desiderato ottenermi la delega come assessore non solo alla cultura ma anche al campus. È importante perché? Perché è un'eccellenza nella formazione di voi giovani, ma è un'eccellenza anche come motore di rilancio economico della nostra città. Quando parliamo di rilancio economico parliamo di turismo, parliamo di capacità di traghettarci da una vocazione industriale a una vocazione turistica, però non dobbiamo dimenticarci due grandi realtà savonesi che vanno implementate, rafforzate e sostenute da amministrazioni quali il porto da una parte e il campus dall'altra. A questo punto lascio la parola a Rubi Mario, non c'è, è stato un magnifico rettore, soltanto facendovi un grande in bocca al lupo a tutti voi, anche nella speranza che qualcuno di voi, so che è arrivato un po' da tutta Italia, ma che poi qualcuno di voi si sia innamorato della nostra città e abbia magari anche intenzione di restare a lavorare qui. Quindi da parte della nostra amministrazione è il massimo dell'apertura e della disponibilità. Un grande bocca al lupo, buona giornata. Master, è semplicemente un piccolo segnale di attenzione a due cose, la prima ai master e a questo master in particolare, non so se glielo hai già detto, ma questo è il master con il maggior numero di iscritti dell'Università di Genova, è veramente un queste dimensioni che provengono da tutta Italia è sicuramente un primato di cui va dato atto a chi l'ha organizzato, a tutto il corpo docente che si è impegnato in questa attività. I master per noi sono molto importanti, per tutte le università italiane, in particolare per quello di Genova, perché la formazione permanente sta diventando ogni anno di più uno dei pezzi più rilevanti dell'attività di una università. Mentre l'università generalmente sempre è stata una comunità di ricerca e di didattica rivolta agli studenti che escono dai licei, sempre di più la cosiddetta terza missione, ossia la formazione permanente dei cittadini, dei professionisti, acquisisce un ruolo centrale. Perché? Ma per una banalità, la scienza va avanti molto rapidamente e quello che si impara all'università, che sia importante, poi non basta, perché bisogna aggiornarsi continuamente. Quindi c'è un grosso investimento da parte dell'Università di Genova sui master, sulle specializzazioni, sui perfezionamenti, in particolare addirittura sull'università della terza età, perché pensiamo che anche le persone che hanno come me più di 60 anni possano ancora imparare e avere voglia di conoscere. Quindi grazie per questo master, in bocca al lupo ai ragazzi. Secondo segnale è l'attenzione verso il porto di Savona. Io ringrazio il sindaco per essere venuto qui da noi e per aver tenuto la delega, perché
perché vuol dire che è importante per Savona il campus universitario. Non ci possiamo nascondere che il decentramento universitario, dopo una stagione che è durata 10 anni di boom, di espansione, sono sorti come decentramenti in tutta Italia. In Liguria, 4 province, abbiamo 4 sedi universitarie. Non ci possiamo nascondere che questa fase è terminata e che stiamo attraversando un periodo di difficoltà. Lo sa benissimo la sindaco, gli enti locali sono strozzati dai debiti, non riescono a fare investimenti, le province sono in via di sparizione, quindi quel denaro pubblico che in qualche modo è servito per tenere aperto le sedi sta venendo a mancare. Che fare? Beh, le alternative ovviamente sono due: quella di chiudere e di, come dire, ridurci solo nella sede genovese storica, o invece non solo quello di resistere, che non basta, ma di rilanciare. Io credo che Savona abbia deciso di rilanciare. Qui ringrazio il mio delegato per il Polo di Savona, l'ingegnere Perfino, che effettivamente ha preso in mano questa sfida. Io credo che la stia vincendo, nel senso che insieme a Marco Testa, insieme a tanti altri colleghi che lavorano qui su Savona, hanno deciso di fare di Savona qualcosa di unico, non una replica di qualcosa che c'è anche nella sede centrale, ma di fare di Savona un posto in cui si fanno delle sperimentazioni su settori specifici, certamente quello della fisioterapia, ma soprattutto quello dell'energia, del risparmio energetico. Qui c'è una, come diceva il sindaco, un'eccellenza a livello nazionale, forse non solo nazionale, su un settore specifico, e questo può servire ad attirare studenti anche da fuori, con voi, anche da fuori regione. Il caso di scienze della comunicazione anche è un esempio di come specializzandosi in un settore che non è di nicchia in questo caso, ma che ha grossa potenzialità di sviluppo, si possono ottenere degli ottimi successi. Quindi andiamo avanti, non pensiamo assolutamente di chiudere, pensiamo di affrontare le difficoltà, perché questa è una realtà molto bella. Come ha detto a Federico Delfino quando mi ha portato per la prima volta a vedere il campus, gli ho detto: ma non sembra un'università italiana, sembra un'università straniera, cioè ha delle caratteristiche che le fanno una parte di un circuito europeo dell'istruzione superiore. Grazie e in bocca al lupo. La tua attenzione che veramente ci onora, la sentiamo in modo vero, sincero. Chiamo dottor Paolo Basso, presidente dell'AIFI regionale, che da sempre ci è vicino sulle nostre iniziative. Grazie Marco, buongiorno a tutti. Per me è sempre un piacere e un onore poter portare i saluti della nostra associazione professionale in occasione del Graduation Day. E non voglio ripetermi, ma diciamo che è importante sottolineare come il Master di Abitazione dei Disordini Muscoloscheletrici rappresenti un'eccellenza formativa per noi, non solo a livello nazionale, ma ormai anche a livello internazionale, in quanto i piani formativi, la progettazione di questo Master ha ben poco da invidiare anche a corsi di formazione avanzata che all'estero rientrano in quelli che sono i Master of Science. Il Master è diventato per noi un punto di riferimento importante per la ricerca di abitazione muscoloscheletrica, e questo grazie a, diciamo, un circolo virtuoso in cui una parte delle risorse derivanti di questo Master vengono annualmente reinvestiti, oltre che nell'avanzamento della didattica, nell'aggiornamento, ma anche nella ricerca, e in un settore che messa da questa parte, cioè essere partito da un settore di clinica, un servizio clinico per la cittadinanza, che questo direi di livello eccellente per la popolazione savonese. Come associazione noi siamo da diversi anni in sinergia con il Master, spero che questo possa proseguire ancora nei prossimi anni, in quanto dobbiamo crescere molto, e grazie a questo Master e alle competenze avanzate che fornisce a noi fisioterapisti, credo che questo cammino sia via via sempre più facile per noi. Con questo ringrazio ancora Marco per il gratuito invito, faccio un in bocca al lupo ai colleghi che oggi conseguiranno il diploma di Master, e ringrazio tutti.